mi auguro che il ministro adesso non peggiori la situazione. Posso? Ulteriormente replicando. Le ricordo, ministro, la presunzione che lei è a casa della Regione Puglia. La Regione Puglia non è casa sua, però è casa dei pugliesi. La Regione Puglia non è casa sua. Si comporti in modo adeguato al rispetto che lei deve avere nei confronti dei pugliesi che l'hanno invitata per lavorare. Doveva essere un incontro istituzionale per parlare dello shuttle di collegamento con l'aeroporto di Brindisi. Tutto procede nella norma, almeno sino alla conferenza stampa congiunta con il ministro per il Sud Barbara Lezzi e il presidente della Regione Michele Emiliano. Basta una domanda di uno dei giornalisti presenti in sala su TAP per accendere la miccia di una discussione evidentemente già pronta a divampare dalla giornata di domenica, quando lo stesso Emiliano aveva espresso attraverso un post su Facebook la volontà di incontrare Alessandro Di Battista per trovare un punto d'incontro sulla questione del gasdotto di Melendugno. Non possiamo accettare le sceneggiate sui social network del presidente Emiliano, esplode la ministra, che prima abbandona la sala e pochi minuti dopo ritorna visibilmente scossa per rispondere al governatore pugliese. Io sono turbata dalla scostumatezza istituzionale del presidente Emiliano, che anziché interferire ed interloquire con il governo, dal quale ha avuto massima disponibilità già dai primi giorni, è andato a richiamare una persona che non c'entra assolutamente nulla. Quindi il vero maleducato istituzionale è proprio il presidente Emiliano, che è stato accolto da tutti i ministri di questo governo e ha preferito bypassarli per propinare la solita cosa del cambio di approdo o per propinare queste fantasmagoriche riconversioni di Cerano o dell'Ilva. Presenterò al presidente del Consiglio Conte le mie lamentele per questa sceneggiata, attacca Emiliano, incassando immediata la risposta del ministro Lezzi. Noi siamo profondamente in opposizione, sia con il suo partito che il Partito Democratico a livello nazionale che qui in Regione Puglia, quindi non esiste alcuna complicità, alcune chiamate che fa al Presidente Conte per far redarguire il Ministro, ma stiamo scherzando? E poi io sarei la maleducata istituzionale, ma vi rendete assolutamente conto della presunzione di trattare la Regione Puglia come se fosse casa sua? Questa è casa dei pugliesi e parlo io, parla il sindaco, parlano i giornalisti e parla anche lei, magari per ultimo, proprio perché li ospita. Adesso vi lascio. A questo punto il ministro lascia di nuovo la sala, questa volta per non farvi più ritorno, con Emiliano che conclude chiedendo le dimissioni del ministro. Ho chiesto a Di Battista, per favore mi dai una mano a ragionare su questa questione della TAP, perché i lavori sono in corso e che se i lavori proseguono sarà difficile bloccare l'opera, si deve dimettere. Questa è la mia personale idea.